celiac al Benevento, tra i calciatori che potevamo scegliere nella rosa del Benevento, la nostra indicazione è subito andata su di lui, che è un calciatore che personalmente conoscevo, so che lo conosceva anche il Padova perché l'anno scorso so che c'era stato qualcosa anche per portarlo qua a Padova, e quindi appena c'è stata l'opportunità l'abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto della metà. Per cui insomma un'operazione anche diciamo, per il futuro. Un ragazzo che ha dei valori, sale, fa un salto di categoria perché la Serie B è diversa dalla C, però a noi è un'opportunità che gli vogliamo dare, e se poi lui se la guadagnerà sul campo, riscatteremo a giugno la metà del cartellino, e se avrà dimostrato di poter stare in questa categoria rimarrà con noi. Cristian, ben arrivato Aspetta, innanzitutto. ci mettiamo, scusa Marco. Ci sei? Scendi anche. Non stop, scusami, non No, ricordo. Vai. Cristian, ben arrivato a Padova, il clima non è dei migliori, ma non ti ha dato un bellissimo benvenuto. La squadra invece come ti ha accolto? No, la squadra mi ha accolto bene, mi trovo bene con il gruppo, una bella rosa, quindi adesso sta a noi dimostrare. Non so se hai avuto modo di vedere in Padova nelle ultime uscite comunque qualche partita, il periodo non è certo dei migliori, secondo te, come si esce da queste posizioni di classifica? Partite, sì, non sono andato benissimo, però da questa situazione si esce soltanto se siamo tutti quanti uniti e compatti. Adesso con l'arrivo del nuovo mister speriamo nella svolta. Quanto riguarda invece le tue caratteristiche tecniche, descriviti a chi non ti Sicuramente sono un giocatore offensivo, quindi preferisco attaccare la porta, puntare verso la porta, servire assist, fare gol. Questo è il mio obiettivo, sicuramente mi farebbe piacere rimanere qui, quindi adesso sta a me giocarmi le carte. sei un esterno, quindi puoi giocare sia come esterno nel 4-4-2 che nel 4-3-3, di solito dove sei stato impiegato maggiormente? In tutti e due i ruoli, sicuramente in più nel 4-3-3, però anche nel 4-4-2 mi trovo abbastanza bene. Tu è la prima volta il tuo esordio in Serie B finora, comunque sei giovane, hai 21 anni, cosa ti aspetti? Insomma, com'è andata finora la tua carriera? Adesso non ci possiamo lamentare, quindi spero che anche qui riesco a fare il meglio di me e dimostrare il mio valore. Quindi adesso sta a me giocarmi le mie carte. Tu sei arrivato anche l'ultimo giorno di mercato, avevi il sentore che potessi partire, Padova ti ha cercato all'ultimo in questa sessione di mercato, ma tu eri già sul piede di partenza o alla fine credevi di restare ancora al Benevento? No, io credevo di partire, poi alla fine è uscito il Padova e certamente non ci ho pensato neanche un secondo. Quindi sono contento di stare qui e di giocarmi le mie carte. Avevi altre offerte in Serie B? Sì, ma non so quali, fa tutto il mio procuratore, quindi va bene così. C'è un giocatore magari a cui ti ispiri, vuol dire, magari ti somiglia come caratteristiche, anche guardando, insomma, le grandi campioni. Non è che ci sono giocatori. Certamente ci sono giocatori importanti a cui mi ispiro, quindi non so, un giocatore offensivo che è il migliore, diciamo, dai. Mancano 20 partite, sono 60 punti in palio, quelli raccolti finora sono pochi. Secondo te la quota salvezza quanto sarà, o comunque cosa ci vorrà, quante partite dovrà vincere il Padova per riuscire a raggiungere la salvezza? Per la salvezza sicuramente ci vorranno, penso, su dai 47 in poi, quindi bisogna vincere parecchie partite per salvarsi. Secondo te, per quanto tu li possa aver visto solo in questi ultimi giorni, questa squadra ha le potenzialità per salvarsi? Sì, sicuramente ha le potenzialità, quindi adesso diciamo che tocca a noi. Tutto qua. L'allenatore nuovo, tu non hai avuto modo di conoscere il vecchio, immagino, però è entrato subito, ha avuto subito un impatto forte con il gruppo, almeno quello che ha detto lui. Cosa vi ha detto il primo giorno? Sicuramente di rimboccarsi le maniche e di cercare di dare ognuno il meglio, anche perché ognuno di noi ha bisogno di guadagnarsi il posto e dobbiamo essere uniti comunque, come ho detto prima, per centrare l'obiettivo, che è la cosa principale. Dal tuo punto di vista personale, insomma, oltre a cosa ti aspetti, secondo te in cosa puoi migliorare, in cosa credi di poter migliorare in questa esperienza a Padova?
credo di migliorare molto in tutto, diciamo, aspetto, qualsiasi aspetto, sia in campo che fuori, quindi è una grossa opportunità e non me la voglio far scappare. La prossima partita col Palermo.